Buongiorno, doccia fatta, caffettino, brioche e banana e infine succhetto. Facciamo colazione che sono 5 alle 8. Quindi tra un quarto d'ora io devo andare già al lavoro. Vado bene a comprarmi le brioche. Siamo partiti 8 e un quarto e mi dice che ci metto 28, no, 24 minuti ad andare, quindi speravo meno, sinceramente, speravo meno, però è lunedì per tutti e poi il brutto tempo non aiuta decisamente. E comunque per una volta mi sento abbastanza, non dico sazio, però quella brioche era buona. Era buona, è stata un'ottima scelta. Decisamente un'ottima scelta. Come vedete ora la mattina, insomma, la gente è sempre un pochino aggressive alla guida, sempre leggermente aggressive. Ragazzi, alla fine ci ho messo mezz'ora per arrivare, ora parcheggio e andiamo al lavoro. Mannaggia, mannaggia, così tanto. Oggi ho beccato il traffico, impossibile, ovviamente la gente che non sa guidare. I vecchietti che vanno ai 30 all'ora in mezzo alla strada e per girare non mettono la freccia e rallentano fino all'ultimo secondo. Finito il lavoro, finite tutte le cose, adesso si torna a casa e si inizia a lavorare di nuovo perché il lunedì è sempre così. Facciamo anche rima. Devo vedere quante clip mi hanno dato da editare, il canale YouTube americano, che lunedì sono sempre da morire. Mi è stato chiesto di andare a fare delle foto tra un paio di settimane, tra un paio di lunedì. Quindi quel lunedì lì io impazzirò perché dovrò andare al lavoro tipo alle 8 di sera per un club che fa delle premiazioni, Rotary Club a Verona. E il problema è che inizio alle 11, quindi io arrivo a casa alle 6. Inizio subito di corsa a fare i video, quelli di YouTube. Non li finirò. Alle 8 vado a fare le foto, quindi alle 7:50 parto. E in tutto questo devo trovare le chiavi del motorino, se no come vado col monopalla. Ma finite quelle, torno a casa, finisco di editare le foto e dei video. Finirò mezzanotte e mezza. Il giorno dopo vado al lavoro. Ah, e tutto questo spero di aver mangiato qualcosa, di aver sgranocchiato qualcosina al lavoro, perché sennò è impossibile. Comunque ho accettato il preventivo. Ah, in tutto questo adesso devo anche editare i video del matrimonio, non del matrimonio, di quel lavoro, di quella che vi ho spiegato. Devo ancora editare i video di quel lavoro che ho fatto un paio di settimane fa, che come vi ricordate è stata una giornata abbastanza impegnativa, quella il giorno prima del festival. Devo provare stasera a iniziare già, perché in settimana devo consegnare il video. Vabbè, avete capito che la mia vita in questo periodo è abbastanza frastagliata, diciamo, abbastanza completa. Non potrei aggiungere neanche un impegno dal punto di vista lavorativo. In tutto questo, poi il 6 giugno, il 6 luglio mi hanno chiamato per andare a fare un video tipo a una festa. È una festa in piscina, quindi devo andare a fare anche quello. È sabato. Il problema è che il 6 luglio avrei anche un matrimonio che devo fare, e quindi devo capire se dal punto di vista del preventivo magari abbasso un po' e mi tengo libero la sera, oppure se serve impegno tutto il tempo. Insomma, devo capire un pochino di dettagli logistici, quello importante, very important. E basta, non sono previste trasferte per questa settimana né per la prossima, insomma per quelle a venire non sono previste trasferte, quindi abbastanza in chilling. In tutto questo oggi ho chiesto al capo quando è che mi lascerà andare a fare da remoto, quindi lavorare anche da casa, perché dopo da lì sarà la svolta, perché inizierò a viaggiare, inizierò a fare le mie trasferte anche all'estero, dove mi faccio magari una settimana di qua, una settimana di là, lì sarà top. E mi ha detto: e tra 3 settimane ne riparliamo, quindi devo aspettare 3 settimanine e poi finalmente possiamo pensare di divertirci un pochino.
Anche perché vorrei andare a trovare una mia amica a Roma. Ho gente dell'Erasmus che vuole venirmi a trovare, quindi magari andiamo nella casa in montagna e lavoriamo tutti assieme. E devo andare in Scozia, devo andare in Finlandia e a Roma, come vi dicevo, anche per il mio amico, quello che vi ho fatto conoscere al matrimonio di qualche settimana fa. E poi sicuramente c'è Milano, Barcellona, vabbè, tanti programmi in testa, vediamo se riusciamo ad attuarne. E vediamo se il capo mi lascerà fare una botta una settimana di qua, una settimana di là. Cioè, da contratto posso, perché posso prendermi 10 giorni al mese e da remoto e posso giocarmeli come voglio, mi hanno detto. Tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare. E quindi mi servirà, dovrò avvisare per tempo. Penso non ci siano problemi, ma lo scopriremo vivendo. Ok, ragazzi, ho scaricato l'Eclipse. Ma sono 4-5 minuti totali di riprese, cioè insomma, di input, e adesso ci metterò un paio d'ore di lavoro. Allora, io ho finito il video, ci ho messo meno del solito, lavorato 1 ora e 45. Mi è salita su parecchio fame. Quindi mi scongelo per bene le mie. Guarda, guarda che tristi, mamma mia. Vabbè, quelle me le mangio con la rucola. Non devo più comprare queste patate, ragazzi, perché sono, cioè, orribili. No, questa la teniamo. Ne prendo di dimensioni simili, dai. Tocca tirare fuori tutto, non ce la faccio. Penso di uscire a farmi una passeggiatina. Altri hanno proposto di andare a casa di uno, quindi magari mi aggrego. Tanto ancora preso, sono solo le 8, quindi. Ah no, che cazzo dico? Dovrei pensare di farmi di iniziare a editare il video. Dovrei fare quello, accidenti. Assolutamente pulire ste patate perché sono di montagna, ma sono sporche di montagna proprio. Anzi, magari potrei addirittura sbucciarle per una volta. Comunque, un po' che non vado in montagna, a parte questo weekend, ma cioè io anche se siamo a 1800 metri le considero collina perché non ci sono alberi in Lessinia. Però vorrei andare in montagna, per me la montagna vuol dire 90% Dolomiti. Perché dai, che facciamo? Cioè, priviamo di posti così belli? E direi di no. Ci sono, ci andiamo. Quindi, e più che altro, quando io dico ho voglia di montagna, intendo ho voglia di andare in tenda in montagna e dormire fuori sotto le stelle con una bottiglia di vino e musichetta in chilling. Adesso, se sono bravo, per le 9 ho finito di cenare, ho sistemato. Quindi magari potrei iniziare anche a editare il video. Mi porto un po' avanti fino alle 10, dopo le 10 esco. Come al solito, sto via 10, 10 e mezza esco, sto via un'oretta, 11 e mezza torno, faccio il video di oggi e poi ci siamo. La vita da YouTuber. Sto perdendo conto dei posti dove vi sto piazzando per fare video un pochino più creativi, sopra armadi, di qua, di là, sparsi. Prima o poi manderò tutti a quel paese, dirò fanculo, mi metto in fondo al giardino e sentirete solo l'audio. Io che faccio cose, io che parlo da solo, io che mi lamento. Allora, visto che questa sera è dedicata al pollo piccante, anche le patate le farò piccanti. Io lo so che uno di questi moscerini finirà dentro la friggitrice ad aria, lo so già. Santo cielo, è un po' troppo. Ci facciamo bastare. Che non è proprio un ci facciamo bastare perché è un abominio questo. Oh, poi mi devo lavare le mani perché sennò qua mi arriva il demonio nell'occhio. Lo so che tra un po' mi toccherò, mi dimenticherò di questo, mi toccherò. Sta ancora fumando e allora non è che sia molto sano. Proprio per niente. Però stasera ora va così e me la godo. Quindi buon appetito, ci sentiamo dopo. Ragazzi, sto editando da un'oretta, quasi un'oretta,
Il video, quello del, non del matrimonio, ma vabbè, il lavoro che ho filmato un paio di settimane fa. Cosa, mi sono tagliato? No, ok. E tra poco stacco e vado a farmi una passeggiata, però vi faccio vedere, cioè, dei pezzettini. Ogni volta che faccio queste cose, a me viene voglia di mangiare, perché vedo sempre un sacco di cibo. Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Vabbè, insomma, quindi sto per finire questo, o meglio, finire questo per oggi, lo finirò un altro giorno, e poi vado a farmi una passeggiata. Adesso sento gli altri per capire se qualcuno è fuori. Non so neanche se piove, a dire la verità. Allora, io mi rendo conto che, insomma, col cappuccio così non sembra proprio raccomandabile. Hanno rifatto tutta questa rotonda. Ah, guarda che pulita! Non ho mai visto ste strisce in vita mia. E infatti non sono abituato a seguirle. E dicevo, adesso mi sto facendo questa passeggiatina, stavolta vado da un'altra parte, non vado in centro. Vado ai giardini soliti, di Santa Croce, e i capelli vanno sempre dove vogliono loro. E niente, avevo un pochino bisogno di staccare ovviamente da uno schermo, muovere un po' le gambe, stiracchiarmi, e quindi mi faccio questi, boh, un paio di chilometri andata, un paio di chilometri a ritorno. Voglio farmi almeno un'oretta a piedi, se no è completamente inutile. Poi insomma ho mangiato anche malino stasera, quel pollo lì non è che sia il massimo. E mi piace pensare che quella poca rucola che ho mangiato è servita a sanare tutto il resto, ma in verità, ragazzi, mi sa che qua si soffre. Ok, ragazzi, gente salutata, torniamo a casa. Mi è salita un po' una stanchezza, infatti il video di stasera lo editerò domani. Adesso arrivo a casa e vado a letto, non ce n'è per nessuno. Anche perché, cioè, se inizio a editare il video, aggiungi mezz'ora, aggiungi il tempo di esportarlo, caricarlo e tutto, arrivo a mezzanotte e mezza. Oggi, stasera, devo dormire, ho sonno arretrato, c'è poco da fare. Riposare gli occhi, oggi ho dato troppo. Ragazzi, se non lo è. Questo video qua è diventato ammazzare le farfalle. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, attivate la campanella così vedete questi video di me quando li pubblico e sapete esattamente quando succede. E noi ci vediamo domani per una prossima e ottima giornata dove dovrò editare un sacco di video anche domani. Ah, mai una gioia! Mai una gioia!